ha visto la serie televisiva di Don Matteo si ricorderà certamente di questi luoghi ed in modo particolare di questa stupenda e scenografica attrazione. Stiamo parlando del Duomo di Spoleto, sovrastato dalla possente fortezza. Sicuramente questa fiction ha contribuito ad incrementare la notorietà di questa località, stimolandone ulteriormente la visita. Anche se per Spoleto, con la sua storia, le sue attrazioni, i palazzi, le vie e i vicoli molto pittoreschi e caratteristici, le piazze, il tutto così ancora ben conservato, non è stato certamente determinante per confermare la sua fama turistica a livello addirittura internazionale. Per visitare il centro storico vero e proprio e le attrazioni più note, dobbiamo salire nella parte più alta della città. Ma prima di cominciare la salita sul lato ovest della Piazza Garibaldi, troviamo subito un'opera interessante, la chiesa di San Gregorio Maggiore. Questo interessante esempio di architettura romana fu edificato nel 1079. Il suo interno, semplice ma ricco di importanti affreschi, fu restaurato tra il 1947 e il 1950. Sul portico si apre la trecentesca Cappella degli Innocenti, anche questa riccamente affrescata da famosi artisti di quel tempo. Mano a mano che ci avviciniamo al centro storico, la passeggiata si fa sempre più interessante. Incontriamo vecchi locali storici, negozi ben curati che vendono prodotti tipici della regione e qualche particolare artistico degno di nota. Finalmente arriviamo in Piazza del Mercato, in pieno centro storico. La Fontana dell'Orologio ed i vari negozi medievali fanno da cornice perfetta a questo stupendo ambito. La città si è sviluppata sul colle Sant'Elia, un basso promontorio collinare alle falde del Monte Luco. Per estensione, si colloca al 28° posto fra i comuni italiani. Spoleto è uno dei principali centri turistici dell'Umbria, conosciuto a livello internazionale grazie al patrimonio storico, artistico, culturale e naturale offerto dalla città e dal suo territorio. Lo dimostra anche questo anfiteatro romano, costruito nel II secolo d.C., anche se delle antiche strutture non restano ormai che poche tracce, perché nei secoli esse subirono diverse devastazioni. Infatti, l'anfiteatro venne usato nel Medioevo anche come luogo di martirio ed uccisione di santi e martiri spoletini. Ma l'elenco delle opere d'arte spoletine continua con le varie chiese, come quella di Filippo Neri, costruita sullo stile delle chiese romane del primo Seicento. Sant'Anzano, con il noto Arco di Druso, un arco romano degli inizi del primo secolo che costituiva la porta di accesso monumentale al foro della città.
Senza dubbio, l'attrazione principale di Spoleto è il suo inconfondibile scenografico Duomo. La cattedrale di Spoleto ha origini molto antiche. Rinnovata nel corso del XII secolo in seguito alla venuta di Federico Barbarossa, fu consacrata nel 1198 da Papa Innocenzo III. L'interno della chiesa, con pianta a croce latina, è suddiviso in tre navate di 6 campate ciascuna. Nella navata centrale, il pavimento, anche se rimaneggiato, è ancora quello della costruzione romanica, mentre il pavimento delle navate laterali a losanghe bianche e rosse fu realizzato nel 1481. La sua posizione in fondo alla scenografica piazza le conferisce un aspetto particolare, unico, singolare. Si rimane letteralmente incantati per alcuni minuti ad osservare così tanta bellezza. Ma ecco che si alza quel giusto venticello che attenua il forte caldo e ci spinge subito ad approfittarne per riprendere la via del ritorno. Dobbiamo scendere dalla parte alta del borgo e riattraversare tutta la cittadina. La fatica non è poca, ma seppur stanchi ed accaldati, rientriamo con la soddisfazione di aver visitato un altro stupendo e imperdibile borgo di cui l'Umbria ne è particolarmente ricca. Spoleto.